Maestro Antonio Di Blasio, siamo qui nella centralissima via di Pietrasciato perché questa sera c'è il saggio di fine anno delle scuole, parliamo di musica naturalmente. Allora, che cosa potremo ascoltare questa sera? Questa sera, innanzitutto buonasera a tutti, questa sera ascolteremo musiche di vario genere, musiche che ricordano un po' qual è il senso della vita, il senso del, soprattutto del rispetto della vita umana, del rispetto di se stessi e degli altri, quindi faremo canzoni che riguardano la pace, soprattutto in questo periodo storico in cui stiamo attraversando momenti difficilissimi, però comunque ecco, noi questa sera facciamo canzoni sulla speranza. E perché noi dobbiamo nonostante tutto rialzarci da quello che è stato e ci continuiamo a leccarci le ferite, quindi ecco, è un modo per rinascere di nuovo, per tornare alla vita nonostante ancora, ecco, vi ripeto, ci lecchiamo le ferite di questo periodo storico bruttissimo dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista sociale, perché tutti abbiamo sofferto, ecco, la socialità. Siamo stati costretti a cambiare proprio il nostro modo di vivere e allora questa sera, ecco, vogliamo dimostrare che nonostante tutto la vita continua e vogliamo attraverso la voce dei bambini dimostrare che si continua ad andare avanti con la forza, con il vigore e con la speranza. Dunque i bambini naturalmente sono uno specchio importante perché loro assorbono e sono capaci di memorizzare quello che magari noi invece ci risulta difficile. Ecco, fare questo tipo di insegnamento anche parlando di musica è sicuramente un motivo davvero molto molto interessante di poter far capire a loro quello che hanno di fronte e che hanno attorno. Assolutamente, la musica è il veicolo fondamentale. E a scuola noi cerchiamo attraverso la musica di proprio di insegnare i valori della vita e questa sera lo faremo con la voce di questi bambini che trasmetteranno sicuramente quelle emozioni, quelle sensazioni, quelle gioie che dobbiamo, ecco, come dicevo prima, ricominciare ad avere. E allora ecco la musica come veicolo, come volano per tornare a vivere. Perché la musica è emozione, la musica è quello che di bello è nella vita, la musica è quello che trascina veramente il senso della vita. L'arte, la musica è quella che unisce, insomma, non divide. Sicuramente l'arte e la musica unisce e soprattutto ecco, riesce a carpire dal cuore di un bambino soprattutto qual è la realtà che vive, ma soprattutto quella che vorrebbe vivere. Perché gli insegnamenti vissuti durante questi 5 anni scolastici, adesso questa sera li riassumiamo con canti che hanno riguardato proprio la loro storia. E la musica, ecco, è il mezzo per ricordare 5 anni di vita vissuti insieme a loro. Grazie maestro per questa bella lezione di musica parlata e suonata. Grazie di cuore a voi, grazie. Grazie. Allora continuiamo, diciamo, a parlare con questa scuola di Vincenzo Cuoco di Pietrasciato che questa sera fa questo saggio di fine anno con un altro professore che ha seguito anche questi ragazzi, insegna un'altra materia però ha contribuito a questo spettacolo, Luigi Maciulli che è appunto pietrasciatese doc che è qui. Allora, questi ragazzi sono davvero una fucina di insegnamento. Come ogni anno, come insegnante di scuola primaria, la vecchia scuola elementare, io e il maestro Antonio da anni facciamo questo fine raccordo didattico, per cui brevemente, insomma, i ragazzi esprimono nel loro territorio quelle emozioni in canzone che possono essere sia di interdisciplinare sia per quanto riguarda le materie, ecco, geografiche, l'ecologia, soprattutto la storia e soprattutto, ecco, quella che è odierna il problema più assillante, quello della pace e della concordia che ogni anno non solo nel nostro campo si evince, quindi niente, sono contento anche quest'anno, pare che il tempo tenga e voglio bene a tutti i colleghi e saluto tutti, poi convenevoli lo farà il maestro a fine. Senti, però Luigi, una domanda te la devo fare, visto che tu come altri tuoi colleghi sei a contatto con i ragazzi. Allora, prima la pandemia, adesso la guerra, si dice che i bimbi di questa età sono delle spugne che assorbono, certo, e senza difficoltà, ma secondo te, che li hai tenuti anche sotto, diciamo, la tua visuale, loro come hanno recepito questa cosa? L'hanno recepita in modo positivo o negativo?
tutto questo che è accaduto? È una bella domanda che da un milione di dollari, dicevo una volta, adesso di milioni di euro. Devo dire, la pace e la guerra sono, come diceva Dostoevsky, guerra e pace che nessuno legge più, purtroppo. E via la... una frase di San Giovanni Paolo II, che prima di diventare Papa era: non c'è giustizia senza pace e non c'è libertà senza esprimerla. Cioè, in pratica mi rifaccio a lui, perché era un grande prima di diventare pontefice, e per cui la pace è un valore come l'amicizia. Se non si dialoga i ponti crollano. E come stasera io vi saluto tutti e vi abbraccio. Grazie Michele, grazie a, grazie a tutti. Grazie Luigi, grazie. Professoressa Giovanna Lattanzi, dirigente scolastica della Vincenzo Cuoco di Petacciato, siamo giunti ormai ai saluti finali per quanto riguarda i ragazzi della quinta elementare. Con questo saggio, ecco, che anno è stato quest'anno tremendo, che veniva da un semi post pandemia, adesso c'è anche la guerra, in fondo, cioè, non ci siamo fatti mancare niente. Certo, beh, è stato un anno difficile, però diciamo ci ha consentito, attraverso anche la sperimentazione delle difficoltà che nella vita possono accadere, come purtroppo in modo così imprevisto si sono verificate, di riuscire a far scaturire da questi ragazzi delle energie e delle capacità che magari erano anche impensabili sotto certi aspetti. Questo evento della fine dell'anno, diciamo dopo 2 anni di chiusura della scuola, perché non c'è stata la possibilità per tutte le limitazioni previste, è un segno veramente di forza, di energia, anche di liberazione. Presidente, nonostante tutte queste grandi difficoltà che avete dovuto subire voi, soprattutto dirigenti, per far quadrare tutto nel modo perfetto con tutta la DAD e con tutto quello che è accaduto, bisogna dire che alla fine il risultato è stato, se non proprio eccezionale, ma almeno eccellente. Sì, allora diciamo che da una verifica che abbiamo fatto già l'anno scorso, al termine dell'anno scolastico, è confermato anche quest'anno. Nonostante tutto, gli alunni non hanno subito grosse conseguenze. Diciamo che comunque questo utilizzo delle nuove tecnologie per sopperire alle carenze della didattica in presenza ha funzionato bene. Quindi è stato poi anche sotto certi aspetti un valore aggiunto che possiamo poi sperimentare in tantissime, che comunque sperimentiamo in tantissime altre occasioni. Quindi proprio dai risultati scolastici noi possiamo dire che tutto sommato siamo riusciti a compensare in modo veramente soddisfacente. Ne parlavo prima col professor Di Blasio, i ragazzi di questa età sono, diciamo, considerati delle spugne, positivamente parlando, perché recepiscono, immagazzinano e quant'altro. Tutte queste vicende, secondo lei, che dall'alto della sua esperienza, come l'hanno assorbito, in modo più positivo o negativo, tutte queste esperienze di pandemia, di guerra soprattutto? Allora, per quanto riguarda la pandemia, forse i ragazzi si sono adattati più velocemente di noi alle limitazioni che sono state imposte e le hanno osservate in modo molto, molto preciso. I genitori ci hanno supportato, sono stati molto attenti, tant'è che noi abbiamo avuto pochissimi contagi perché siamo riusciti a fare molta prevenzione. E, per quanto riguarda invece, come dicevo prima, la loro energia, si è sviluppata proprio una resilienza, una capacità poi proprio di andare avanti e di non lasciare per strada nulla. Io ho avuto questa mattina un altro incontro con le classi terze, abbiamo avuto l'orchestra l'altro ieri e i risultati sono stati veramente straordinari. Beh, questo grazie anche al lavoro che avete fatto voi, bisogna darvene atto, bisogna riconoscere che il mondo della scuola, soprattutto per quanto riguarda voi, docenti e professori e dirigenti, hanno fatto davvero dei miracoli, se non vogliamo dire qualcosa di più importante. Sì, diciamo che è stato complesso, perché l'organizzazione scolastica, che già di per sé è complessa,
ha comunque dovuto subire una serie di condizionamenti e quindi di, come dire, di implicazioni che andavano governate, e quindi siamo riusciti a farlo e insomma ce lo attestano poi i risultati e la serenità. Bene, questi sono i risultati che vedremo questa sera, sicuramente molto molto belli da vedere. Grazie, grazie Presidente, in bocca al lupo anche per il nuovo anno che arriverà. Grazie. Tutti, se mi avessero detto questa sera che avessi fatto una scommessa con qualcuno, a dire, l'avrei persa, perché non pensavo e non immaginavo mai che trovavo tanta gente qui ad onorare questi bambini in questa bella serata magica. Grazie di cuore a tutti, grazie perché ci avete onorato e ci avete commossi, grazie di cuore. Vorrei che faceste un grandissimo applauso a questi bambini, lo meritano veramente. Questa storia inizia 5 anni fa, quando loro erano piccoli, erano un po' preoccupati, ma convinti di trovare un ambiente sano, un ambiente fatto di insegnanti che li hanno curati dal primo giorno in cui loro stavano nella scuola primaria. Sono stati anni bellissimi, vissuti insieme, in cui ci siamo dette tante cose belle. Li abbiamo noi insegnanti amati, li abbiamo visti con gli occhi dell'amore, li abbiamo cresciuti con la pace che avevamo nel cuore. Ci sono stati momenti durante questi anni che sono stati turbolenti per tutti. La pandemia ha costretto tutti a rimanere chiusi dentro casa, e noi nonostante tutto abbiamo cercato di continuare ad andare avanti, perché la vita ci impone di andare avanti, di avere la speranza in un giorno migliore. E come ogni favola, questa sera la nostra favola finisce qui, però, ed è una favola bellissima, e come tutte le favole a un lieto fine, e lieto fine sono loro e siete voi stasera. Vogliamo questa sera raccontarvi attraverso
le canzoni, abbiamo scelte forse le più belle, ma sicuramente le più belle, quelle che raccontano gli anni della scuola primaria vissuta insieme. E sono canzoni che riguardano la speranza, la pace, la condivisione, ma soprattutto la gioia dello stare insieme. E allora questa sera loro, questi bambini con voci, io direi angeliche, diceva Madre Teresa di Calcutta che quando senti cantare un bambino sono gli angeli che scendono sulla terra. Quindi per me sono angeli che questa sera vogliono, io mi auguro, squarciare il vostro cuore e riempirlo di un grande amore, perché lo fanno veramente con tutta la forza, tutta la speranza. Io durante la DAD li ho considerato gli eroi del nostro tempo, perché non era semplice vivere la vita chiusi, ma loro ci hanno insegnato, i bambini, a crescere, a maturare. Eravamo divisi, lontani fisicamente, ma vicini col cuore, e loro l'hanno capito, ho cercato di tranquillizzare, di rasserenare, soprattutto di ascoltare quella musica e di parlare di cose belle della vita, di quei valori che purtroppo oggi stanno scomparendo, ma di quei valori che oggi, ancor più attraverso la loro voce, devono avere una risonanza incredibile e incommensurabile. Quindi grazie a voi bambini, perché questa sera ci donate questa speranza, ci donate la forza di continuare ad andare avanti. Grazie di cuore. A questo punto mi preme d'obbligo ringraziare coloro i quali hanno permesso che questa manifestazione potesse riuscire. Ma io sinceramente non mi aspettavo così tanta gente, credetemi, credetemi. Adesso mentre parlo il sangue vi bolle nelle vene, e quindi per me è una gioia infinita vedervi qui questa sera ed essere qui con noi a gioire con noi e a vivere questo momento di felicità. Vorrei ringraziare il nostro dirigente scolastico, la dottoressa Giovanna Lattanzi, che ogni volta asseconda le richieste della scuola, sempre vicina ai bisogni dei bambini, sempre vicina anche alle mie richieste. E nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno, i bambini hanno cantato, facevamo le prove con la mascherina ed erano rigidi e rigorosi, hanno cantato con la mascherina in classe. Però ho detto, qualcosa di bello dobbiamo fare. Dobbiamo dimostrare che la scuola non è fine a se stessa, ma la scuola appartiene alla comunità ed è preziosa per questa comunità. Quindi vogliamo portare la scuola fuori, far capire che dentro quelle quattro mura ci sono persone che lavorano e bambini che vivono in un posto felice. Io li considero un giardino. Noi dobbiamo essere il giardino di Petacciato. Ho visto in giro per Petacciato tanti bei giardini, ma il giardino più bello che noi abbiamo è quello che è dentro la scuola, e loro sono i fiori di questo giardino, loro sono i fiori belli, colorati e profumati, sono quelli che faranno la storia di Petacciato. Questa sera faranno la storia perché verranno ricordati il 27 maggio del 2022, questi bambini verranno ricordati perché hanno fatto la storia di Petacciato attraverso il canto, attraverso quello che ci dimostrano con la loro voce. Quindi grazie ancora Preside, grazie signor Sindaco, che è sempre sensibile, sempre attento, sempre vicino alle richieste della comunità scolastica, nelle persone degli insegnanti, in questo caso nelle persone degli insegnanti delle quinte della scuola primaria, ma soprattutto dei bambini. Dobbiamo essere ancor più presenti, ancor più veri e sinceri verso i bambini, perché i bambini sono il futuro di questa società. E voi ci avete dimostrato che attraverso la vicinanza e l'affetto, questa è la dimostrazione di questa sera, ci siete vicini e contribuite con la vostra vicinanza e con la vostra presenza a rendere bella questa serata. Ringrazio il vice sindaco, signor Antonio Di Pardo, il quale sono 5 anni che lavoriamo insieme, e anche lui imperterrito, un condottiero
e non dorme la notte per cercare di far del bene a questa comunità, per cercare di far del bene ai bambini. Ogni volta che viene a scuola, maestro Antonio, cosa vi serve? Noi siamo a disposizione, apriamo, spalanchiamo le porte del comune per rendervi felici. E questa è la dimostrazione che quando si lavora con dignità e con impegno e abnegazione, tutto riesce nel migliore dei modi. Grazie a Luigi Sindaco. Vorrei ringraziare l'assessore del comune di Petacciato, la signora Capodaglio, a cui farei anche a lei un grande applauso, anche lei molto attenta alle vicende scolastiche e la sua presenza lo dimostra, quindi grazie ancora. Ringrazio la Protezione Civile e il suo coordinatore, il signor Di Credico Giuliano, che questa sera purtroppo per altri impegni istituzionali non ancora è presente, ma mi aveva promesso che sarebbe arrivato più tardi, in quanto è impegnato a Larino. Quindi ringrazio ancora la Protezione Civile, ringrazio la signora Ramundo Roberta, la quale come coordinatrice relazioni con le varie associazioni pubbliche del municipio e del comune di Petacciato. In questi giorni abbiamo, non so quante telefonate ci siamo fatte per cercare di rendere bella questa manifestazione. Veramente è stata una persona grande che mi ha dimostrato vicinanza, mi ha dimostrato soprattutto l'impegno per vivere questa serata nel migliore dei modi. Grazie ancora alla signora Roberta Ramunno. Non vedo qui presente il parroco. Oh, chiedo scusa. La bella della diretta. Perdonatemi, mi vengo a confessare, mi verrò a confessare, perdonatemi. Grazie, grazie, chiedo scusa. Grazie, grazie perché siete vicino a questi bambini, con so quante cose belle dimostrate con le attività che fate in parrocchia. Grazie Don Mario per la presenza, per la vicinanza e per tutto. Una preghiera per me che ho sbagliato. E poi permettetemi adesso di, sono un po' commosso, ma un pensiero particolare voglio rivolgere alla nostra compaesana, alla Sonia Di Pinto, la quale purtroppo il Signore, no purtroppo, il Signore ha rivoluto il cielo. Sicuramente so quanto bene ha fatto a questa comunità attraverso la Protezione Civile, attraverso l'impegno con la parrocchia, e so quanto ci teneva alla vita sociale della vita di Petacciato. Lei adesso sta nell'alto dei cieli, ci guarda dall'assù. Sono convinto che questa sera lei è presente in mezzo a noi e sarà con noi con il cuore, lontana ma vicino a noi con il cuore. E auguriamoci che certi atti ignobili non accadano mai più, perché distruggono la vita delle persone, non soltanto della persona che viene a mancare, ma di intere persone. Voglio fare un applauso particolare alla mamma che è qui presente, che ha voluto onorare con la sua presenza questa. Grazie ancora signora per la sua presenza, per la sua sensibilità, per quanto ho letto nelle cose che avete scritto, ma quelle le conservo nel cuore, perché sono cose che rimangono strette nel cuore, che lo squarciano. La ringrazio delle parole che dimostrano una grande fede, una fede incommensurabile. Grazie. E allora, fatti i ringraziamenti, iniziamo lo spettacolo. Lo spettacolo che consta di 15 canzoni che noi, vi ripeto, abbiamo scelto tra tutte le canzoni che in 5 anni abbiamo cantato. Adesso vi metto alla prova però, vi metto alla prova, vi interrogo. Allora, inizieremo con Canzoni Amica, che è una canzone, già il titolo stesso lo richiama, all'amicizia, che è diventata questa canzone... diciamo il nostro inno
la nostra sigla iniziale di ogni spettacolo che facciamo ogni anno, perché questo spettacolo che faremo stasera è uno dei tanti che abbiamo già fatto altri anni. Purtroppo per la pandemia ci siamo dovuti fermare e quindi non abbiamo continuato. Ci auguriamo che adesso possiamo riprendere il cammino con naturalezza e con fisiologica, e quindi possiamo continuare anche negli altri anni cercando di farvi divertire, di far vivere una serata insieme, felici insieme a noi. E poi sono le prime canzoni, se vi accorgete, andrà tutto bene, sono canzoni di speranza, nonostante tutte le difficoltà della vita, tutto andrà bene. E allora ve lo dicono loro, non ve lo dico io, perché deve andare tutto bene, altrimenti il senso della vita finisce. Noi viviamo perché abbiamo la speranza. Se perdiamo la speranza, la vita non ha più senso. Così come Rinascerò, rinascerai, la canzone di Facchinetti che hanno scritto proprio durante la pandemia 2 anni fa, ve la canteranno loro. Volare, abbiamo scritto volare ma è nel dipinto di Buco, volare perché con le ali voliamo con la fantasia, nella fantasia, e cerchiamo di volare in alto perché in alto c'è la speranza, quella speranza che non deve mai morire nel cuore di ognuno di noi. Poi io l'inglese non lo so, cerco di leggerlo. Can't Help Falling in Love, una canzone di Elvis Presley che noi abbiamo, Presley, se vi ricordate, Flora, abbiamo cantato a Natale, però a Natale abbiamo fatto uno spettacolo che è stato per noi riduttivo, bellissimo lo stesso, però non in presenza con i genitori e con quanti probabilmente volevano dividere la gioia con noi, quindi la riproponiamo stasera. Poi i bambini mi chiedevano di fare una canzone da dedicare alle mamme loro, ma idealmente a tutte le mamme del mondo e soprattutto alle mamme che purtroppo oggi soffrono la guerra, quelle mamme che hanno perso i figli, quelle mamme che sono state prima violentate e poi ammazzate. Vogliamo rivolgere questo pensiero a loro e io direi di fare un grande applauso a tutte le mamme del mondo, quelle che ci sono e quelle che purtroppo non ci sono più. E poi continueremo con Fra 50 anni, con una canzone che parla idealmente come loro si ritroveranno fra 50 anni a ricordare i momenti belli vissuti nella scuola primaria oppure nella loro adolescenza. Poi abbiamo 2 canzoni di Battisti, I giardini di marzo e Emozioni. Abbiamo Grande amore del volo, Imagine, parla di pace, C'è un bambino che canta O sole mio. Poi alla fine canteremo Lupuz Vallone, che è l'inno, diciamo così, di Petacciato, quindi vi invito anche voi a cantare. E poi alla fine concludiamo in bellezza con l'inno d'Italia. Bene? Ok. Allora, io questa sera vorrei fare una cosa. Vorrei che anche voi come pubblico cantaste con noi, almeno i ritornelli di alcune canzoni, che sono per esempio Volare. Vogliamo fare la prova? Vi metto alla prova. Volare, cantare nel blu, dipinto di blu. È perfetto, qua ci fermiamo. Quindi qua vi fermate voi e poi continua il coro. Poi i giardini di marzo. Vogliamo provare? Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Proviamo. Che anno è? Non vi sento. Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più. Le ho nell'anima, eccetera, eccetera. La sapete, almeno ritornerò così, aiutate anche i bambini a cantare. E poi Lupuz Vallone, lo cantiamo insieme, e alla fine l'inno d'Italia. Ah, Mamma Maria. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, insieme, dai, 1, 2, 3, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, non vi sento, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. Questo lo fate per 2 volte insieme al coro, va bene? Adesso partiamo. Sapete perché stasera siamo qui noi? Lo sapete? Non lo sapete, ve lo diranno loro.
La prendi, dai. Qualcosa non viene benissimo, è frutto dell'emozione e non del mancato impegno. Allora, i bambini aprono questa rassegna canora con il brano Canzone Amica. Buonasera. Alzare mani e poi tu provare il
alberi. Ma... sì. Ora i bambini canteranno una canzone bellissima del cantautore Simone Cristicchi, lo chiederemo agli altri. I bambini ci faranno ascoltare, andrà tutto bene. Thank you.
invece i bambini si esibiranno con il brano Rinascerò, rinascerà. Ascolteremo una delle canzoni italiane più conosciute e cantate nel mondo, il brano di Domenico Modugno, Volare. Bye.
altre 5 canzoni della scaletta, come diceva il maestro Antonio, buonasera, si comincia con un brano cantato del grande Elvis Presley. È stato anche interpretato dal nostro Andrea Bocelli e da Céline Dion. Can't Help Falling in Love. Ci sarà la canzone Mamma Maria del gruppo mitico genovese dei Ricchi e Poveri.
E adesso ci sarà la canzone Fra 50 anni. Adesso ci sarà la canzone dell'indimenticabile Lucio Battisti, I giardini di marzo. Al 21 del mese si soldano già finiti.
Ci sarà la canzone del gruppo dei Volo, Grande Amore. Sole, sole sono le parole.
che bellezza. E adesso andiamo una canzone della pace, perdonatemi il mio inglese, Imagine, John Lennon. Loro vi canteranno Emozioni di Lucio Battisti. Thank you.
Bravi. E siamo arrivati alla 13ª canzone. E anche se il cielo è nuvoloso, loro vi canteranno O Sole Mio. La canterete anche voi, è la canzone di Petacciato, ditelo voi il titolo, Lupus Vallon. Sì.
si erano dimenticati la frase in cui dice capotacciate lo paradiso. Non so se mi spiego, Don Mario, l'abbiamo ripreso. E adesso, orgoglio. No, quella grande. Saranno dritta, bravi. Hanno delle bandierine, ma ditelo voi che dovete cantare. Cosa? Ma veramente? Diamo tempo di distribuire le bandierine. Celestina, sei pronta? Luigi? Allora, visto che è un po' di tempo che siete seduti in piedi, partecipiamo a questo orgoglio nazionale. Pronti? Uè, abbassate la baglietta, non si vedono. Fatevi vedere. Sì, così dai. Che sia stato di vostro gradimento, io ve lo auguro con tutto il cuore. La vostra partecipazione è stata per noi veramente grande, grande. Ci ha dato tanta emozione, tanta forza. Grazie a loro, grazie a questi bambini che veramente io mi auguro che possiate coltivare come i fiori del campo. Voi di Petacciato, perché voi sarete quelli che dovete crescere insieme a noi, insieme alla scuola, questi bambini, educarli nel buon comportamento, soprattutto perché loro saranno la nuova società di Petacciato, quindi incoraggiateli, stimolateli, aiutateli e voletegli bene, perché nella vita la cosa più bella è volersi bene. Quindi questo è l'augurio che ci facciamo. Voglio augurare loro tanta felicità, visto che non ci vediamo più. Grazie per la vostra amicizia che mi avete dato in questi 5 anni. Li porteremo sempre, sempre nel cuore. Grazie a voi, grazie bambini. Prima di chiudere voglio ringraziare il tecnico audio grandissimo Gabriele D'Amario, un applauso, veramente senza di lui nulla poteva accadere questa sera. E un applauso al maestro Antonio, non lo vogliamo fare? Grazie a voi. Un applauso grandissimo al tecnico video Nicola Mastro Giuseppe, che collabora anche con Tele Molise. Un applauso. Informazione di servizio, il video che Nicola ha fatto si potrà rivedere su YouTube, chi lo vorrà vedere quando lo vorrà e quando lo potrà non ci sono problemi. Ringrazio, venite un attimo tutte le maestre, venite qua perché io non lasciate per ultimo, però gli ultimi saranno i primi, la maestra Mirella, la maestra Rosanna, il maestro Luigi, la maestra... Marilena, via, la maestra Clea, ringrazio la maestra Katia che per motivi di salute non è qui presente, ma la ringrazio di cuore perché ha contribuito ad aiutare questi bambini in questi anni, grazie, scusatemi se dimentico qualcuno, perdonatemi, Don Mario ancora le chiedo perdono, mi venga a contestare adesso,
volete, vi voglio vedere esplodere sotto. La maestra Viviana, chiedo scusa. Un altro peccato. Viviana, perdonami. E l'ultima sarà la prima. Viviana, sul palco, sul palco. Bravi. Sindaco. Dice sindaco. Venite, venite. Don Mario. Prego. Salire sul palco. Microfono, il microfono alla preside. Ah, dopo. Microfono, microfonate la preside. Dopo questo spettacolo straordinario, diciamo che le parole sono poca cosa, però è doveroso ringraziare e fare i complimenti. Voglio dire quello che ha sottolineato Antonio, perché è veramente uno showman, avete visto? Cioè, Don Mario è veramente un animale da palcoscenico, e lui ha voluto con tutte le sue forze quello che oggi non è un saggio, no? Di solito si fanno i saggi di fine anno. Lui ha voluto una festa per tutta la comunità, la comunità che siete voi e che ci avete accolto e che insieme a noi festeggiano con gioia questi bambini che avete visto sono straordinari. E la cosa curiosa che insomma ha sorpreso anche me, ma ha sorpreso anche il maestro, è che nel suo lavoro, durante insomma la sua attività normale di canto, si è reso conto man mano dei talenti e delle voci che andava a scoprire. Quindi lui non è che dall'inizio sapeva qual era il materiale umano con il quale lavorasse, no, lui mano a mano ha avuto questa capacità di tirar fuori dei talenti, perché stasera veramente abbiamo visto dei talenti, sentito anche dei talenti che ci hanno lasciato proprio a bocca aperta. Io mi voglio prendere un merito piccolo piccolo, che mentre il maestro veramente durante tutta questa attività durante l'anno, con tutte le limitazioni, cioè le mascherine, distanziamento, la didattica a distanza, è riuscito ad ottenere questi risultati, e io un piccolo merito piccolo piccolo, che io ho scoperto il maestro. Perché quando qualche anno fa mi sono resa conto che aveva queste grandi potenzialità, questo grande talento, ho detto lascia, storia, geografia, abbiamo gli altri insegnanti, lo possono fare, tu devi fare questo. È veramente un successo straordinario, e questa di oggi è stata una festa di comunità, una festa con tutti voi, una festa di gioia, e che ci ha fatto dimenticare per un attimo, per una buona ora, tutti quei pensieri cupi che ci affliggono in questo momento, che sono la guerra, i problemi, tutta una situazione economica preoccupante. Però siamo stati bene tutti insieme questa sera, grazie al maestro, grazie a questi bambini straordinari, ed è una festa di comunità, perché ci vogliono tutti quanti a creare un'organizzazione. Quindi giustamente, come ha detto il maestro, noi non avremmo potuto fare nulla senza il supporto dell'amministrazione, che ci ha fornito il palco, il supporto, la logistica, e quindi quell'integrazione che lui e tutti noi come scuola vogliamo creare è quella di creare una comunità, e quindi la scuola che va fuori insieme a voi, fuori dalle mura dell'edificio scolastico. Quindi questa è stata una bellissima serata, e ce ne andiamo a casa contenti e con più gioia nel cuore. Lascio la parola per un saluto al sindaco e poi a Don Mario. Prego.
fare i complimenti alle maestre che sono state straordinarie nella presentazione, con una disinvoltura incredibile. Bravissime. Anche voi una sorpresa. Davvero bravo il maestro Maciulli, che è sempre lui impeccabile, e il maestro Di Blasio, insomma, anche ha dato il meglio di sé anche questa sera. Prego. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare, prima che il maestro, volevo ringraziare i ragazzi che ci hanno fatto emozionare con questa splendida esibizione. Sì. Siete stati bravissimi tutti, però oltre che al valore artistico, perché di questo parliamo della serata, io, come diceva il maestro Antonio all'inizio, il 27 maggio spero che sia una data importante per noi, perché vedervi tutti senza mascherina e vedere questi ragazzi che si tornano ad abbracciare, veramente speriamo che sia il là a un ritorno alla normalità che tutti quanti auspichiamo e ne abbiamo fortemente bisogno. Loro sono quelli che più hanno patito durante la pandemia. Noi uscivamo a fare la spesa, andavamo a lavorare, allora gli abbiamo tolto la cosa più importante, oltre allo studio, perché la scuola è lo studio, ma la scuola è anche stare insieme, la scuola è condivisione, la scuola è comunità, abbracciarsi, quello che abbiamo visto che fanno stasera, ed è bellissimo quello che ci stanno regalando. Poi un ringraziamento al maestro Antonio per l'invito, sarei venuto comunque, però mi ha fatto veramente piacere, e sentire dire grazie all'amministrazione comunale per quello che fa per la scuola, io ritengo che sia quello che facciamo sia scontato, ma semplicemente perché è sempre troppo poco quello che si fa verso la scuola, perché poi la famiglia e la scuola sono i pilastri su cui si basa la società, e loro sono il nostro futuro e ne abbiamo di fare del lavoro. E la scuola è sempre quella più tartassata dal governo, dai vari governi, non mi riferisco all'ultimo in modo particolare, con dei tagli. Sono 30 anni che sentiamo in ogni finanziaria che cosa si taglia, taglia la scuola. E se la scuola è ancora una scuola di qualità, questo lo dobbiamo sicuramente alla famiglia, ma tanto al corpo docente, e abbiamo visto quanto amore hanno per i nostri ragazzi. Quindi continuate così e grazie. Buonasera. Grazie. Presidente, noi spesso ascoltiamo patrimonio dell'umanità lì, patrimonio dell'umanità. Questo è il vero patrimonio dell'umanità. Questo è il patrimonio di Pedacciato. Tutti siamo il patrimonio, un patrimonio vero, un patrimonio bello. Mi avete fatto piangere. Ho pianto una continuazione di emozioni. Siete grandissimi, siete bravi. E a 70 anni mi avete fatto provare veramente una gioia immensa. Ho volato sulle ali della vostra voce, della vostra musica. Ho volato sulle ali del maestro Antonio, perché il maestro Antonio durante questi anni è nata veramente una grandissima amicizia. Un'amicizia vera, un'amicizia fatta di condivisione e di sacrifici. Però, Presidente, consentitelo. Il patrimonio dell'umanità è quello, è Antonio che merita questa scuola, questo gruppo docente merita di avere Antonio come maestro, maestro di vita, oltre a maestro di preparazione dei bambini, perché per ottenere questo risultato Antonio ci ha messo il cuore, la scuola ci ha messo il cuore, e sono d'accordo, caro Antonio, volersi bene non costa niente in una comunità come la nostra. Bravi, e ringraziamo veramente tutti i docenti, tutta la scuola e questi splendidi bambini, che sicuramente tra 50 anni, come avete cantato, sarete voi i veri protagonisti di questa società. Grazie a tutti, bravo Antonio, grazie. Grazie, grazie Antonio. No, ma la cosa... Anche Don Mario, facciamo parlare. No, ma la cosa che voglio solo aggiungere è la saldatura, no, dei valori, perché lui non insegna solo delle canzoni. Come avete visto, c'è sempre un significato al di sotto e al di sopra di ogni canto che va spiegato ai bambini e interpretato. Quindi si salda con quello che è un messaggio di valori che Don Mario persegue
giorno per giorno con questi giovani. Penso che sia soddisfatto di questa bella festa. Oh, come hanno detto altri, io non aggiungo altre parole, il futuro è qui e lo dobbiamo coltivare perché è una risorsa, e più la coltiviamo più la risorsa è più risorsa per tutti e per il bene di tutti. Grazie. Prego. Voleva leggere un messaggio Lorenzo per tutti i bambini. Io volevo ringraziare di cuore le rappresentanti di classe, la signora Scilla, la signora Barbara. Un applauso a loro che hanno veramente lavorato con noi in questi giorni, hanno lavorato tantissimo affinché questa manifestazione potesse essere realizzata. Grazie, davvero grazie. Grazie, veramente siete state preziosissime per tutti noi. Grazie di cuore, vi porterò nel cuore, grazie. E poi un saluto particolare alla maestra Maria Teresa Della Porta, che ha curato e si è innamorata di questi bambini per 3 anni. La maestra poi è andata in pensione, però io la voglio ricordare, la voglio salutare in questo momento, e la ringrazio da parte di tutti i bambini per l'educazione che ha saputo dare a questi bambini. Ecco la maestra Maria Teresa, un applauso grande a lei. Grazie per l'amicizia che mi avete riservato in questi anni in cui siamo stati insieme a condividere le emozioni di questi bambini, gioie e anche preoccupazioni, perché i veri maestri non sono quelli che si ricordano per le lezioni che danno, ma si ricordano per gli esempi che danno. Voi e noi crediamo di essere stati esempi per questi bambini. Grazie. Siamo approdati su una nuova isola sconosciuta. Eravamo dei piccoli nani avventurieri impauriti del nuovo. Nuovi insegnanti, nuova scuola. Cosa ci aspettava? Pian piano siamo conosciuti e abbiamo imparato regole sempre più grandi. Il lavoro costante, l'impegno, la rivolta. Abbiamo incontrato sul cammino della nostra mappa persone straordinarie, a volte meteore, che abbiamo avuto il piacere di conoscere per poco tempo. E poi abbiamo dovuto far scendere dalla nostra nave altre persone eccezionali. Invece stanno ancora a prua, guidano ancora il nostro timone e guardano ancora il nostro stesso orizzonte. A tutti questi valorosi capitani che, per bravi o per brevi o per lunghi tragitti, ci hanno accompagnato, vogliamo dire grazie. Grazie per gli insegnanti che ci avete dato, insegnamenti che ci avete dato. Grazie per le trappole che ci avete evitato. Grazie per i passi sicuri e gli appoggi. Grazie per aver affrontato con noi 2 anni di pandemia, che hanno nascosto i nostri sorrisi dietro mascherine, le quali però non sono riuscite a spegnere i nostri occhi. Grazie di vero cuore per tutto, grazie di vero cuore per tutto, care maestre e maestri. Rimanete sempre i protagonisti di una parte della nostra vita, quinta A e quinta B. Faccio una piccola richiesta proprio per chiudere in bellezza. Un bis sole mio e ce ne andiamo, ci salutiamo, d'accordo?
Quando